Bene, buonasera. Andiamo a fermare la musica. Intanto vado a controllare che tutto funzioni. Puntata a sorpresa del Giannizio Nero, che non è né video né podcast. Oggi sto provando la piattaforma Restream. Perché la sto provando? Perché entro il 31 dicembre la piattaforma Spreaker, che mi ha tenuto compagnia per 5 anni, ha deciso di non permettere più agli utenti che pagano le dirette. E quindi, dato che insomma al Giannizzero piacciono solo le dirette, niente di preparato, tutto viene, diciamo, tutto è genuino, incidenti in diretta, risposta in diretta. Quindi alla fine proviamo oggi Restream. Intanto vedo le chat, vediamo un po' le chat. Intanto faccio dei test perché provo anche le chat, vi leggo, poi francamente, siccome sto mettendo a posto Restream proprio per sostituire la piattaforma Spreaker e penso che ci vorrà qualche mese, perdonatemi se non funzionasse qualcosa. Intanto voglio vedere se overlay, sì, vediamo un po', se qualcuno commenta su Facebook, che poi ci sono le solite configurazioni su Facebook fastidiose che bisogna insomma un attimo sconfiggere o adattare insomma a poter leggere i vostri commenti. Ma bando alle ciance, ragazzi. Questa sarà l'unica puntata del Giannizio Nero perché questa settimana non potrò andare in onda. E vabbè, ok, ragazzi, non siate troppo felici. E tornerò probabilmente col Giannizzero podcast e video. Il podcast continuo a farlo su Spreaker finché possibile, ma farò anche dei tentativi, diciamo, degli esperimenti qui su Restream, altra piattaforma video, insomma, che utilizziamo sempre per la divulgazione, per chiacchierare di wargame. E vediamo un po' come funziona. Intanto ci sono 5 persone in diretta. Vediamo un po' chi è in diretta, perché alla fine vi vedo. Voglio vedere un attimo. Vado direttamente nel gruppo. Stanno guardando, ma non commentano. Invito tutti a commentare perché oggi vi voglio, insomma, duri. In quanto cercherò di essere provocatorio. Ecco, c'è un Facebook user, salve, vediamo chi mi ha detto salve, perché poi alla fine Filippo Chiari, e c'era Filippo, ho appena finito di chiacchierare con Filippo Chiari, perché vedete, la privacy di Facebook mi impedisce di leggere il vostro nome e quindi devo andare a vedere sul gruppo, perché probabilmente anche la vostra configurazione privacy ha, diciamo, settata su diciamo su privato e dunque leggo, vado direttamente a leggere, quindi saluto Filippo con cui ho avuto un piccolo scambio di vedute, lo ringrazio perché lui è sempre puntuale e si vede che io direi ragazzi, veramente se avete un problema con il sistema Operational Combat, saluto anche Raffaele Ianni e saluto anche Maurizio Milovan. Vi leggo. Quindi non leggo i vostri nomi, ma vedo i vostri commenti. Quindi guardate, vi faccio vedere, vedete? Vediamo un po', ecco, vado a leggere i vostri commenti. Non li leggo in diretta, peccato, avrei preferito. Sì, li leggo in diretta. Vedete che non c'è il nome. Comunque, riesco a capire le vostre domande. Vado poi a vedere l'origine, chi ha posto la domanda e cerco anche di renderlo presente. Ho messo anche il link per la diretta video, cioè cosa significa? Significa che intanto tolgo l'overlay, lo metto poi quando serve. Significa che magari se qualcuno si vuole collegare proprio per darmi addosso e protestare contro quanto sto dicendo e sto facendo, sarò veramente ben lieto di potervi collegare, di farvi collegare in diretta video. E da cosa è nato tutto queste belle digressioni? Fra l'altro ringrazio tutti. Chi non è d'accordo, chi è d'accordo col 50%, chi mi è contrario, chi mi ha mandato gli accidenti, perché poi alla fine tutto serve
per parlare del nostro hobby, per parlare soprattutto dei wargame che pratichiamo e cercare anche di mettere i puntini sulle i quando è possibile. Fra l'altro, noi leggiamo i commenti, io leggo i commenti e vedo sempre che ci sono i detrattori che in maniera indiretta mi fanno capire che non sono d'accordo, ma ragazzi, è il mondo della democrazia, non è che dobbiamo essere tutti d'accordo, tanto è vero che io faccio lunghe digressioni e poi invece i detrattori vanno a commentare altre digressioni. È fantastico la cosa, però vabbè ragazzi, ci siamo abituati anche a questo. Io ho parlato in maniera fra il serio e il faceto, per usare sempre questa frase. Ho utilizzato, vado intanto alla chat, ecco, vedo Claudio, che vedete, leggo Claudio Ruscelli, vi faccio vedere, lui ha il settaggio della privacy, vedete, in cui posso leggere il suo nome, vi ripeto, non è un grosso problema, intanto vado a vedere chi è, saluto anche Diego, un grande Diego, sempre presente, lo ringrazio, e diciamo, questa puntata, altrimenti non sarei potuto andare in onda questa settimana e mi dispiaceva lasciare il discorso un po' a metà perché poi passa il tempo e insomma battere il ferro finché è caldo. Di che cosa parliamo? Non sei un wargamer? Sì ragazzi, ebbene sì, per me è così, ma questo non sei un wargamer non va in contraddizione, come qualcuno ha detto, ricordo l'amico Riccardo Vadalà, un grande ragazzi, Riccardo Vadalà è un grande del gioco italiano, scrive, scrittore su Io Gioco, però un profondo conoscitore, cioè insomma persona eccezionale, professionista, ci mancherebbe altro. Ma Riccardo Vadalà mi dice, ma non sei in contraddizione Mauro a dare una sorta di preferenza a determinati wargame e poi invece fate anche voi divulgazione con wargame un pochino più, diciamo, semplici? No, perché ho detto a Riccardo Vadalà, divulgare non vuol dire annacquarsi e perdere i fondamentali, cioè se sai dribblare, uso sempre termini calcistici, e non è che poi il dribbling diventa un'altra cosa, no, il dribbling rimane un fatto basilare per giocare a pallone ed è questa la mia risposta al grande, ripeto, uno secondo me delle persone più squisite che abbiamo nel mondo del gioco in generale, Riccardo Vadalà, che ringrazio sempre per la sua anche lungimiranza e ricordate che ci ha sempre seguito con affetto e comunque lui poi non è un wargamer a tutto tondo, quindi tende ad andare in contrasto con il sottoscritto quando, tanto saluto anche William Marchi, ciao William, ragazzi, intervenite, commentate, ciao, ah, ho arrivato anche Fabrizio Vanello, Vianello ce l'ho nella private chat, ragazzi, io sto usando Restream, non lo uso indirettamente Restream, perché ho il grande, ragazzi, ha fatto dei giochi, io non li possiedo, però poi mi fido della platea, che ha elogiato il designer Fabrizio Vianello per i giochi che ha fatto sulla Cold War e penso che abbia fatto un grande lavoro anche sullo strategico riguardante Alessandro. Lo comprerò, non so quando, Fabrizio ha detto, e sono contento per lui, che le scatole stanno andando a ruba e vi ripeto, penso che Fabrizio sia uno di quei designer che ci mettono tanta cura, tanta attenzione. Poi alla fine se uno non compra il wargame non è che non tiene in considerazione certo i nostri designer e Fabrizio Vanello secondo me è uno di quelli che va seguito indipendentemente se siete interessati o meno, quindi sempre grandi complimenti a Fabrizio Vanello e ecco per esempio secondo me, ecco la provocazione, chi gioca i wargame di Fabrizio Vanello è un wargamer, chi gioca attenzione, Commands and Colors non è un wargamer, non ho detto Undaunted perché sennò poi mi dite e Mauro tu parli sempre di Undaunted, ce l'hai su con Undaunted, assolutamente no, se uno gioca anche con, ho giocato anche a Root, ho giocato a tanti giochi da tavolo, ma qui bisogna veramente dire, tu prima di definirti wargamer ne hai di strada da fare. Perché dico ne hai di strada da fare? Non perché gli altri che non posso definire wargamer sono insomma di serie B, assolutamente no, però
volete giocare i wargame che hanno fatto la nostra storia e ancora oggigiorno fanno la nostra storia, invece di seguire quegli influencer, e ragazzi, in questo caso sono anch'io nelle vesti di influencer, ma influencer negativo che vi vuole un attimo far riflettere. Cioè, quanti wargame sono wargame? Ecco, il termine wargame, che cos'è wargame? Sì, wargame, no? Poi riprenderò anche la bella argomentazione di Paolo Busi, che ho elogiato per la sua precisione, anche se sono d'accordo con lui al 10%, perché ha trovato una categoria, ma in realtà non condivido assolutamente, perché categorizzare è secondo me una cosa che non si può fare, o sei wargamer o non sei wargamer. La zona grigia, ragazzi, in questo caso io la escludo. Avete presente la zanzara? Stessa cosa. Io parlo sempre di zone grigie, ragazzi. Chi mi conosce sa che Brutto, ecco Damiano, che saluto anche Damiano, ecco, sono passato su Facebook perché non ho trovato come parlare sulla chat pubblica. Ragazzi, devo ancora vedere un attimo, ti leggo Fabrizio sulla chat privata, perché probabilmente il tuo settaggio di Facebook, ricordatevi che comunque che sto andando in onda anche su YouTube, quindi leggo da YouTube, e anche devo provare anche da Instagram, che francamente non so, ecco, su Instagram non mi si connette, eppure ho seguito tutte le istruzioni per dire che devo verificare anche Instagram. Dicevo, comunque, YouTube e Facebook, e poi chiaramente la diretta la metterò in circolo, perché poi alla fine il mondo del wargamer è solo uno. Ecco, vediamo un po' chi è entrato. La zona grigia del wargame sono i coin, e Davi Lauritti, ecco, mi dà già la zona grigia. Ragazzi, la zona grigia. Vi ripeto, i coin sono una genialata. E, ecco, parlando di Riccardo Vadalà venne proprio da me per chiedermi un articolo. Io non conoscevo poi così bene i coin, ma essendo wargamer di lunga data, in ogni caso potevo fare un articolo sui coin. E dissi candidamente: i coin sono un bel ibrido, un ponte. Però questo ponte poi, ragazzi, nessuno lo supera. Cioè, ci fermiamo a giocare i coin, ci fermiamo a giocare root, che l'hanno paragonato ai coin, giusto il termine asimmetrico. Levian Campaign, che qualcuno ha detto: Mauro, è altamente storico. Ma non è che altamente storico significa che stai giocando al wargame. Cioè, per me, vediamo un po' chi è arrivato anche su Facebook, intanto vi faccio vedere anche su YouTube, vediamo, leggo Claudio, ti leggo, meno male, intanto vado a leggere gli altri. Ah, Giuseppe Ricciardiello, ciao Mauro, ma ne facciamo una questione. Ragazzi, devo un attimo segnarmi le domande, perché ne facciamo una complessità del gioco? Direi di no, Giuseppe. Ecco, rispondo a questa domanda. Direi di no, perché alla fine abbiamo wargame. Ecco, parlo per esempio della serie Standard Combat di Dean Essig. Wargame, c'è Corsus, che bella questa è la domanda un po' provocatoria, ma si vince un premio essere un wargame? Vabbè, ragazzi, allora facciamo le cose in ordine. E ci sono wargame che seguono sempre le stesse procedure, non sono né facili né difficili, ma secondo me definiscono un wargamer vero. Corsus, che invito a continuare la discussione. Ragazzi, noi giochiamo a tutto. Giochiamo Levian Campaign, ho giocato con soddisfazione a Gnieschi, ho provicchiato al Moravid, ho aperto Inferno, bello, bella introspezione storica, ma poi di wargame che cos'ha? Ha un doppio binario in cui prima si preparano diciamo carri, carretti e quant'altro, e poi c'è l'operazionale, accettabile, ma poi alla fine, ragazzi, non ha niente del wargame. E attenzione, del wargame su mappa, in cui pretendo una personalizzazione delle unità, cioè io vorrei che le unità non fossero legnetti e cubetti e quant'altro, vorrei che rappresentassero unità di combattimento. Già questo vi fa capire che cosa intendo per wargame. Cioè, io quando vedo
a Nevsky, ecco, perché ho giocato di più Nevsky, parlando di Levian Campaign. Ma poi Nevsky, giocare con tutti quei triangolini che rappresentano cavalieri, una battaglia, si fanno due battaglie a Nevsky, come diceva il grande Folcorunque, ma mi divertite? Bello, io apprezzo le meccaniche, ma non mi dice nulla. Questo non mi dice nulla, non vuol dire che chi gioca a Levian Campaign o i coin o qualsiasi altra cosa, che usi le astrazioni, non sia un giocatore, ma non è un wargamer. Il wargamer è colui, secondo me ragazzi, e qui adesso potrete anche insultarmi, vediamo un po' se qualcuno ha cominciato a insultarmi. Non ancora, però vi aspetto ragazzi, intanto vi faccio vedere un attimo il display delle domande a cui risponderò. C'è Corsus che aspetto rispondergli. Il wargamer è colui che ha giocato in passato i Russian Campaign, i Pazzo Glory, i Drive on Stalingrad, i Panzergruppe Guderian, gli SPQR e tutta la serie, l'ho segnato qui, gli Highway to the Reich, l'Advanced School Leader, il School Leader, Enemy at the Gates, la serie OCS, la serie TCS, questi sono wargame che vanno giocati fino in fondo per capirli. Non sono i giochi da un'oretta e trenta la sera. Questo è, adesso leggo anche il messaggio di Fabrizio. Vi ripeto, Fabrizio è un grande designer, che lui fra l'altro è un wargamer duro e puro, penso. È questo che dovete fare, perché, accidenti, e io lo prendo sempre come esempio, si organizza un torneo di Pazzo Glory, uno dei wargame più gettonati degli ultimi 20 anni, e si riesce a raccogliere a malapena 12 giocatori, gli altri lo schifano, oppure dicono per me c'è altro, è troppo difficile. Ma di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Il wargamer si vede proprio dalla sua costanza, la sua dedizione, no che sta lì per sbaglio. Io non ho niente contro i giochi da 30 minuti, se uno me lo mette di fronte, gioco e mi diverto. Ma lì sei giocatore di gioco da tavolo, non sei wargamer con la W, con la W maiuscola. E questo vi voglio far capire. Perché noi facciamo divulgazione poi con Commands and Colors, con qualsiasi wargame, usate il termine leggero, introduttivo, per neofiti, usate qualsiasi cosa. Perché ci aspettiamo che poi il passo superiore sia... lo step superiore sia andiamo a giocare un wargame della tradizione che ha fatto la storia. Ma quanti di voi che si definiscono adesso wargamer hanno finito una campagna, scusate il gioco di parole, a Russian Campaign? Quante partite avete finito di Pazzo Glory? Quante partite avete finito, non so, di Drive on Paris o Stalingrad 42? Che quando giocate Stalingrad 42, ragazzi, è un cibo per la mente, è un diciamo godibile dall'inizio alla fine. Rispondendo a Corsus, non è che si vince non si vince un premio essere wargamer, ma tutti quelli che si definiscono wargamer, molti non hanno capito che abbiamo delle basi che vanno preservate, rispettate. Io sono uno stupido come voi, non è che sono più intelligente perché gioco i titoli sopra menzionati, ma sono questi quelli che hanno fatto la nostra storia e che continuano a essere riproposti. L'ex encounter non l'ho detto io, l'avete detto voi in 200 e non in 2009, quello che siamo sul gruppo, ma avete detto l'ex encounter è colui che domina ancora. E l'ex encounter era la base delle nostre giocate. E poi vi ripeto, si dovrebbe fare altre differenziazioni, ma giocatela una partita completa. E qui poi alla fine vado a scagliarmi contro l'influenza del momento. Vi ripeto, l'importante è che se ne parli, ma vedo che molti influencer non sanno che cosa sia
veramente leggere la parola fine di, ecco, Stalingrad 42, vediamo un po' chi mi ha detto di Stalingrad 42, ecco, Davide Lauritti, che spero, è un'esperienza storica che ti lascia il segno, ma fatela una partita Stalingrad 42 fino al turno 34. Ragazzi, non ci dormite la notte, ma vi ripeto, non serve poi farsi tutti e 34 i turni, ne potete fare solo 20. Ecco, Corsus mi diceva, continua a non capire l'obiettivo finale, io sono un giocatore di giocatore. L'obiettivo finale, Corsus, è far capire che soprattutto il gruppo di Casus Belli, tutti si possono definire giocatori, ma prima che ti definisci un vero wargamer, ne hai di strada da percorrere, perché oramai siamo in completa confusione. Abbiamo giochini, che ne so, adesso mi pare come 300, che non sono wargame, o come Undaunted, ecco, per così arrivo Undaunted, e che non odio, è anche carino, poi un deck building semplice semplice, prendi le carte migliori, e tutti sono adesso il wargame, apre a tutti. No, 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 ragazzi, il wargame certo che apre a tutti, ma i wargame sono titoli come gli Stalingrad Pocket della Gamers, questi sono titoli da provare, che fatemi una campagna Stalingrad Pocket, alternativa Stalingrad 42, Stalingrad Pocket è più mirata sull'operazione Uranus, Stalingrad 42 è la campagna completa. Sono queste le esperienze che dovete provare, oppure, non so, ho parlato di SPQR, ragazzi, ma avete mai giocato una Zama, un Trebbia o un Bagradas SPQR? Ma sul serio? Cioè, sono, qui le leggevo, un wargamer è colui che conosce la storia e la ama talmente tanto da volerne farne parte a tutti i costi. Questa è una definizione accettabile, perché poi, per definizioni, ho riportato, ecco, me lo sono anche annotato perché altrimenti non ero preciso, c'è l'ottimo Paolo Busi, che speriamo che sia con noi alla, come si chiama, nella zona area del BG storico a Modena, che ha ripreso una teoria del gioco di ruolo e la riportava al wargame. E adesso ne voglio discutere da lui, perché secondo me non ci sono categorie, o lo sei o non lo sei. Non è che io gioco il wargame, ha al suo interno competizione, simulazione e narrazione, di tutto, ragazzi. Quindi il wargamer e tutti coloro che conosco e sono amici della cerchia hanno questa tendenza. Non siamo tanti, e questo è il problema che continuo a dire, rimaniamo sempre quattro gatti, però se dobbiamo diventare 10.000 e perdere la nostra identità, ragazzi, allora non ha più senso parlare di board wargame, ma parliamo di board game. Intanto c'era Corsus che diceva, voglio provare Pazzo Gloria e sto iniziando Empire of the Sun. Corsus, ammetto, mi piacciono i tuoi interventi. Empire of the Sun, ragazzi, ognuno ha le sue mancanze, non l'ho mai, una volta ho provato a impararlo, l'ho riposto, e quindi non ti posso dire Empire of the Sun. Ma Pazzo Gloria, ragazzi, è un capolavoro, è simulativo? No, ma è un wargame simulativo, ok, dire no è un po' troppo netto, ha dei tratti simulativi, ma poi diventa un wargame con molti aspetti ludici. E Corsus mi dice, ma quindi se non mi finisco un wargamer e non posso farlo secondo quanto dici, allora non posso partecipare a discussioni così belle, mi consiglio di venire a passare. No, invece, vedete, il mio discorso serve solo a mettere i puntini sulle i, perché io sono il primo, ragazzi, veramente sono il primo, che provate tutti i nostri tavoli a Modena, se ci fate caso, c'è di tutto, e noi offriamo di tutto, ma qui a un certo punto dirò, però per diventare un vero wargamer ne hai di strada da fare. Quindi nel Corsus, a parte gli scherzi, adesso sono molto serio, l'inclusività innanzitutto, venite ai nostri tavoli, perché Corsus, ai nostri tavoli non trovi solo i titoli che ho citato, ma trovi altri titoli che potrebbero portarti completamente nel nostro mondo. Se poi ti fermi a quei titoli che per noi sono un passaggio, tanto di cappello, campi bene lo stesso.
Il mio non vuole essere un discorso esclusivo o voi non sapete che. Assolutamente no. Però dobbiamo mettere i puntini sulle i. E questo discorso mi è nato per contro altre... A me piace tanto ascoltare, non fino alla fine, perché poi sono abbastanza lunghe, conferenze, banchetti, in cui oggi per i wargamer il mercato offre tanto. No. Cosa offre tanto? I giochi classici sono sempre quelli. Ho detto che noi campiamo ancora su 50 titoli, 51, e ogni tanto se ne aggiunge uno che diventa un classico. Cioè i classici sono quelli che ne vogliate. Per me l'Alien Campaign, i Coin sono dei grandi sistemi, ma non sono dei classici. E, ecco, c'è adesso il discorso è più interessante e complesso di quanto sembri. Vediamo un po' chi mi ha parlato, che adesso arriverò a parlare anche. Allora c'è anche Paolo Bergamo, adesso ci arrivo, perché ecco, c'è, prima riprendo il discorso di Raffaele Digliani. Il discorso è più interessante e complesso di quanto sembri, è difficile sviscerarlo in un commento. Tuttavia, pur essendo un adoratore dell'Essence Counter, lo sai, ma ponderei l'assoggettare la classificazione di Wargame esclusivamente a quasi questo tipo di titoli. Vabbè, il tuo discorso è certo che, allora, è certo che il discorso è complesso, ma quello che dicevo, Raffaele, è che quando poi andiamo a parlare, noi ci rifacciamo sempre a determinati titoli. Ragazzi, c'è Raffaele che poi mi dice Coin, Levin Campaign, geniali ragazzi, tanto di cappello a colui che li ha creati, ma per quanto mi riguarda sono un ponte, no, sono un'alternativa. Mi piace questa alternativa? Certo, si accomodi. Ci rappresenta? No. E qui qualcuno mi dovrebbe dire, Mauro, tu non accetti il cambiamento. Ragazzi, per me c'è il cambiamento, ma c'è una tradizione. E poi c'è Raffaele che c'è una tradizione che va fino in fondo, sempre e comunque ricordata. E, Raffaele diceva, tanti gli interventi, giacche profonde, la storicità, la strategia, la tattica, la logistica, la visione dello studio. Ma guardate, allora non posso parlare di tutti i wargame prodotti, per esempio Atlantic Chase ce l'ho lì, non mi tira quei legnetti, lo lascio lì. Skies Above the Reich, che riprende le carte, assolutamente. Upfront secondo me è un po' diverso, anche se poi è sempre stato definito l'advanced call leader con le carte. Il discorso è terribilmente più ampio e complesso, ma è proprio questo. Io non sto parlando di complessità. Per me è facile dire, guarda che bel wargame, che cos'è questo nuovo sistema. Cioè, quando vedo Stalingrad 42 apparecchiato, è una gioia degli occhi. E c'era Paolo Busi che diceva categoria competitivi, simulazione... No. Sono wargame, a prescindere, a me piace giocare quel tipo di wargame, ma attenzione, a me, ho usato la prima persona, e il problema è che parlando poi di inclusività ci sono le nuove proposte, ma per quanto mi riguarda un wargame deve rappresentare l'unità in combattimento, almeno darmi un numero, un'idea approssimativa di quella che potrebbe essere la composizione delle forze. E la serie Levin Campaign non me la dà, la serie Coin non me lo dà, e vi ripeto, io li gioco, l'ho anche spiegati a Modena, ma c'è una bella differenza. E quando parlo di griglie esagonali, di tabelle di combattimento, qualcuno le vuole eliminare, tiriamo i dadi. No ragazzi, le tabelle di combattimento sono un fatto fondamentale per qualsiasi wargame. Adesso qualcuno dirà no, le tabelle di combattimento le annulliamo, non è proprio così, e qualcuno mi dirà ci sono tante più occasioni, no, perché i wargame, vi ripeto, sono una famiglia di 50-60 wargame, non di più, poi ci sono tante proposte, ma devi passare per questi titoli e poi
E poi, ragazzi, quando uno lancia un qualsiasi torneo, evento, e tu pensi che quel wargame sia un must per tutti, vedi una scarsa partecipazione e dici: allora sì che il mercato praticamente è talmente variegato che non si riesce più a focalizzare. Forse 10 anni fa, 15 anni fa si focalizzava di più, però ti cadono le braccia, perché poi vedi che quello che tu pensi del tuo hobby sta cambiando. Ecco, forse qualcuno mi potrebbe dire: ma ora hai paura del cambiamento? Ma veramente, ragazzi, paura del cambiamento no. Poi io dico sempre: seguite il vostro cuore, giocate quello che vi piace, ci mancherebbe altro. Però vi ripeto, questo discorso l'ho tirato fuori proprio perché, vi ripeto, per parlarne, per essere provocatorio, ma per mettere i puntini sulla i, accettando tutte le tendenze. Io non escludo, non è che dico tu se giochi a Undaunted sei escluso, assolutamente no. Però bisogna capire determinate differenze. C'è un altro Facebook user nuovo dell'ambiente, vado a vedere prima di tutto chi è, Paolo Bergamo, che saluto. Paolo Bergamo dice, ecco, prima di arrivare a Paolo, Claudio Rochelle dice: nel gruppo Facebook Giochi da Tavolo ieri hanno definito un wargame The Plum Island Horror. Ok, non hanno capito nulla. Cioè, ragazzi, un cooperativo ambientale, adesso mi pare che bisogna scappare da un'industria, non lo so. Ecco, è quello il livello, Claudio, è quello che bisogna combattere. Ma è un bel giochino, io non l'ho provato, non lo possiedo nemmeno. Mi divertirò pure, ma non è un wargame, è questo che sta succedendo. Tutto sta diventando wargame e non deve funzionare così. E vi ripeto, non è un discorso che deve mandare via la gente, ma per fargli capire quali sono certi aspetti fondamentali. C'è Paolo Bergamo che diceva: vedo che giustamente parli di preservare le fondamenta del wargaming, ma perché invece non si parla mai del tramandarle? Allora, Paolo, prima di tutto, noi quando parliamo di divulgazione intendiamo proprio il termine tramandare, trasmetterle, ma ecco, non vedo coetanei, quindi tu, scusa Paolo, ho capito, under 30, giocare i wargame. Sì, perché poi alla fine, Paolo, io ne facevo anche una differenza di età. Chi arriva al wargame, a meno che ne è appassionato, drogato come noi, che abbiamo cominciato da adolescenti, ma quando c'erano poche diciamo distrazioni, noi abbiamo giocato presto, noi abbiamo iniziato presto. Vedo invece, più va avanti negli anni, che i trentenni non giocano ai wargame, oppure pensano di giocare ai wargame acquistando la scatola di 300. E Paolo, ti capisco. Paolo, se tu sei attratto da SPQR o Nord Africa 41, che per me rappresentano il nostro mondo, e capisco che i tuoi amici hanno altro, perché in ogni caso la percentuale dei wargamer è sempre 1 a 10, 2 a 10, questa è la percentuale. Quante associazioni? Ieri c'era Antonello Petracca che diceva come la sua associazione giocavano, poi a un certo punto il wargame è stato messo da parte per qualsiasi altra cosa, e lì lui si è staccato, perché poi la massa vuole giocare altro. Quelli che vogliono giocare, allora, dov'è questa lista di 50 wargame? Così vedo quanto e quale wargame sono. Bene, mi piace questa domanda. Guardate, adesso sono sincero, ne ho messi 25, però non ho, insomma, problemi a metterne altri 25, e la faccio oggi, speriamo oggi, stasera o domani, pubblicherò la lista dei 50 wargame. Un vero wargamer deve avere un impatto notevole sul resto dell'autorità sociale. Chi è che ha fatto questa? Fabrizio, deve avere un impatto sul resto dell'autorità sociale. Ma Fabrizio, non so, Fabrizio Vianello, non so che cosa intendi per un impatto notevole sul resto della tua vita sociale. In ogni caso, se devo portare la mia esperienza personale, accidenti ragazzi, il wargame ha avuto ripercussioni assolutamente positive. Io riconosco al wargaming
veramente tanto, mi ha dato tanto sotto ogni punto di vista. Parlavo anche di un altro hobby che mi ha dato tanto e che ho ripreso in maniera continua ultimamente, il modellismo, che è molto vicino al wargame. Però è chiaro, riprendendo le parole di Paolo Bergamo, che queste sono attività del secolo scorso? Può darsi. Però ho detto, ne facciamo uno scontro di età, ok, combattiamo finché abbiamo fiato. Per dire che giovani trentenni, guardate che c'è un hobby che richiede costanza, applicazione, studio, pazienza, e mettendo da parte cellulari e qualsiasi altro device elettronico, e vedrete che probabilmente troverete a pagamento, probabilmente, perché ho parlato anche che di sensibilità diverse. Nel 2024 abbiamo sensibilità diverse, attese di gioco diverse, però se le attese di gioco diverse devono essere 30 minuti a scambiarsi messaggi, tirare due dadi e mettere quattro tile sulla plancia di gioco, non ci sto più. Ecco, c'era Corsus, allora siamo perfettamente allineate, mi sembra chiaro, non voglio inventare wargame, ma quello che ti dicevo, Corsus, ci mancherebbe, scusa se uso Corsus perché non leggo il tuo nome proprio, però è proprio quello, cioè non è che nella nostra grande area del board game storico, e notare board game storico, quindi in questo titolo ci mettiamo di tutto, non è che se uno non gioca a Russian Campaign o non gioca a Stadium 42 è un paria da mettere all'angolo, no, però dovete sapere cosa intendiamo per wargamer duro e puro, poi ragazzi possiamo giocare a tutto quello che volete. C'è un altro che mi dice c'è un problema di anglesismi, intanto metto c'è un problema di anglesismi, secondo me tra board game e war game la gente si confonde facilmente, per la gente non fa differenza. Ecco, questa mi piace questa riflessione, perché vediamo un po', cito, ecco Claudio Vannini, mi piace questa riflessione perché sì, ricordate che negli anni 70 board game era definito anche il war game, perché quando si utilizzava war game si parlava del war game tridimensionale. Quindi board game era il war game da tavolo. Ragazzi, vediamo un po' se tento di... È partito l'audio perché... Un attimo. Microfono scarico. Allora, vediamo un po'. Vado a mettere un altro microfono. Due secondi. Eccolo qui. Riesco a vado a togliere il microfonino, vado a fare così, vediamo, ecco, prova microfono, vediamo un attimo ragazzi, settaggio audio, sì, bene ragazzi, c'era il microfono Bluetooth che si è scaricato e quindi sono tornato, ecco vi faccio vedere, vedete ho preso un altro microfono, avevo quello da bavero, va bene, molto meglio ora, bene, sì. Ecco, domanda, prima stavo usando quello a distanza, adesso sto usando il Blue Yeti, che è quello che fra l'altro mi soddisfa di più, ditemi se è meglio adesso l'audio. Allora, dicevo, vediamo un po', torniamo alla chat, ok, tornato l'audio. Si fa lo stesso discorso del mondo del gioco da tavolo, l'aumento del bacino utente, sì, sono d'accordo ancora con te Corsus, c'è un aumento anche nel nostro piccolo mondo,
malgrado sia piccolo e sia allargato, e quindi certe caratteristiche vanno, si mettono da parte, vanno dimenticate, si annacquano. E purtroppo questo, noi nel piccolo che cerchiamo di includere, quello di prima era meglio a parere mio, ma Claudio, bene, io intanto uso questo, ma si sentiva meno ambiente. Vediamo un po', intanto l'importante è che si senta, e poi tornerò, se no devo ricaricarlo il microfono, adesso è scarico. E dicevo, vediamo un po', mi avvicino, e dicevo, sì, il bacino d'utenza si è allargato, però allo stesso tempo non dobbiamo perdere la nostra identità, perché altrimenti non facciamo più wargame o board wargame, facciamo tutti i giochi da tavolo. Quando io, qualcuno mi dice, ma perché parli male di Quartermaster General, di Undaunted e similari? Io non parlo male, ma cerco di far capire quelli sono giochi da tavolo con qualche immaginetta storica, fatti bene perché vendono, perché poi l'importante, ragazzi, sicuramente è per le grandi case, è vendere, no? Seguire quello che un semplice giocatore cerca di trasmettere. Però per noi, se vogliamo mantenere la nostra identità, vi ripeto, 50 titoli sono quelli che ti possono rendere wargamer. Poi ti vuoi definire wargamer? Che sarà mai? Vieni a giocare con noi, non escludiamo nessuno. Però questo è il mio ciao, ciao a tutti. Chi è arrivato adesso? È arrivato Giacomo Scolaro. Ecco Giacomo, che si è unito a noi da 3-4 anni, spesso e volentieri. Giacomo Scolaro, lo sapete perché fa diversi video oramai, Winter Quartering, mi dice, no Mauro, a me piace la main campaign, va bene tutto. Giacomo, sì, va bene tutto, però fino a un certo punto, perché tu che sei entusiasta della serie Level Campaign, della serie Coin, io li apprezzo moltissimo, li elogio, ma non ti possono far definire wargamer, non li metto nei 50 titoli del definirmi wargamer. E oggi, spero in serata più che altro oggi, ragazzi, e in serata metterò i 50 titoli che ti faranno dire, che ti faranno esclamare, io sono un wargamer. Lo dico ridendo, perché poi alla fine già posso immaginare le serie di commenti, di accidenti che verranno fuori. Però ragazzi, veramente, lo faccio per farvi riflettere e per cercare di avere, ciao Massimo, benvenuto, di avere una nostra identità ben definita. Poi lo sapete che noi apriamo a tutto, e dunque ci mancherebbe altro. Intanto io ho stilato già una prima lista e ve la leggo. Non sei un wargamer se non hai giocato Russian Campaign, Panzergruppe Gudoerian, Stalingrad Pocket, Highway to the Reich, Stalingrad 42 di Simonich, Drive on Paris, uno scenario del Maskol Leader, uno scenario Skull Leader, Bitter Woods, Pazzo Glory, Napoleon's Last Battles, Africa, Standard Combat Series, Enemy of the Gates, un preso esempio per l'Operational Combat Series, Terrible, Sweet, Sword di Richard Baird, SPQR e tutti i suoi discendenti, e Drive on Stalingrad della SPI. Ne aggiungerò altri, quindi ho già elencati 3, 6, 8, 10, 15, non ci metto molto a metterne altri 35, ma se ne hai giocati, faremo anche almeno 30, allora sei un wargamer e ci divertiremo. Non sono nemmeno... Allora Corsus mi dice, accidenti, non sono nemmeno un 25esimo. Però ragazzi, vi ripeto, io lo faccio anche per fare molto ironico, alla fine ragazzi veramente nessuno si deve sentire escluso, però ecco, questo è proprio per parlarne e per parlare di wargame, anche mettere in evidenza le nostre differenze fra una cosa e un'altra. E quindi vi ripeto, prendetela anche con molta ironia. Io poi ecco, Napoleon Last Battle in wishlist, poi ti dirò qualcos'altro su Napoleon Last Battles. Quindi veramente ragazzi, l'importante è
che, beh, Claudio, quando parlo di Steiner 42 dirò la serie 40 di Simonic e tu possiedi sia Holland che Norman di 44. C'era Bruno Padronetti, che saluto, che mi dice: sono d'accordo con te, Mauro, però quei giochi sono quelli che ti permettono di far avvicinare i neofiti, che altrimenti si spaventano venendo i manuali per altri di solito introdotti. Bruno, hai ragione, ma il problema è che molti, l'abbiamo visto, si fermano a quei giochi per neofiti. E non è così che deve funzionare. Allora qualcuno mi direbbe: Mauro, così non allarghi la base. E vabbè, la base però, se io la devo allargare con giochini da 45 minuti, non andiamo a nessuna parte. E allora, per esempio, Massimo Bentivoglio mi dice: di quelli nominati ce ne sono una decina. Quante vite ho? Massimo, tu sei oramai già a pieno titolo, però vi ripeto, stasera metterò la lista. Vi ripeto, molti si fermano a Commands & Colors. Allora, e qui qualcuno direbbe: io mi diverto solo con Commands & Colors, ci mancherebbe altro. Però ragazzo, nel nostro mondo c'è molto di più rispetto a Commands & Colors, che noi tutti giochiamo e ci divertiamo. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Ditemi che è semplice. Corsus è fantastico, però lo ringrazio. Stalingrad Pocket, Corsus, su una scala da 1 a 10 Stalingrad Pocket è 6, dunque un pochino sopra media, non complesso, assolutamente no, ha una sequenza di gioco molto semplice, ma forse nella sua, diciamo, sviluppo può diventare complesso, perché hai tante unità a cui prestare attenzione. Però per esempio Stalingrad Pocket è una pietra miliare del nostro hobby. Corsus, non è sempre vero, io ho iniziato con Field of Fire 2, primo gioco fuori board game. Allora Corsus, per esempio, Field of Fire per me è un'altra genialata, e secondo me, per come è presentato, è un grande board game, quindi ben venga, ci mancherebbe altro. Vedete, quello che diceva Raffaele prima è vero, cioè ci sono delle, è sempre un discorso complesso, però vi ripeto, per mantenere la nostra identità, dobbiamo mettere i puntini sulla I. Ecco, Fields of Fire, io non l'ho piazzato tante volte, ma come si è stato sviluppato, lasciamo stare il regolamento che poteva essere scritto in maniera strutturata meglio, però è bellissimo, cioè questa sorta di costruzione delle unità e le carte che ti fanno da mappa, ma non sono così astratte, cioè ti fanno entrare nella narrazione, nel gioco di simulazione, ci mancherebbe altro. Quindi Field of Fire è veramente un altro grande wargame, secondo me ha proprio le caratteristiche di un wargame. Ecco, Field of Fire è una nuova proposta che secondo me è molto molto riuscita, non è astratto perché tu hai le unità. Sì, non hai la mappa, però poi alla fine la costruisci con le carte. Quella è veramente qualcosa che ti può fare, ti rende a pieno titolo un wargamer. Bravo Corsus che l'hai ricordato. Diceva Fabrizio Vanello che ancora oggi lo giocano, vedi il gruppo di Modena capeggiato da Antonio Battigliani e Sergio Cuochi. Io ho iniziato con Panzer Leader. Però giochi come Time Tripper e Creature That Ate Sheboygan si meritano quasi tutti i wargame. Sì, ti ripeto Fabrizio, non sono però titoli che hanno provato tutti. Quindi Panzer Leader, che è uno dei 50 secondo me, va in quella direzione, ti definisci wargamer. Ma quanti giochini, quali, per me adesso il problema è, uso un termine brutto, attaccare la tendenza del momento, perché poi è questo, la tendenza del momento va combattuta con tutti i sacerdoti dietro che predicano i giochini che sono commerciali. Qui siamo tutto meno che commerciali. Ecco, dicevo agli amici, adesso dico come gruppo, noi siamo completamente indipendenti. Non dipendiamo, per esempio, dalla GMT. Per esempio, la GMT conosciamo tutti, ci manda dei regali, ma se il gioco della GMT non va, lo diciamo, questo non va, quindi la nostra indipendenza è assolutamente sacra. Questa indipendenza ci permette di dire quello sì e quello no.
È chiaro che continueremo a respingere certe proposte, ma respingere non vuol dire che non ne puoi parlare, ci mancherebbe altro. Volete fare un post sulla vostra grandissima partita a Root? Ma fatelo, ci mancherebbe altro, mica lo cancelliamo. Vuoi venire, noi facciamo sempre dimostrazioni di Comments and Colors, ma ci mancherebbe altro, sì? Allora, chi è che mi sta provocando? Vediamo un po'. Enrico Musante. Allora, ciao Enrico. Ok, controlliamo la durata media e la rapidità. Enrico, la lista non è ponderata così. Adesso io ho parlato di 30, arriverò a 50, ma se la pondero poi escludo altri, sarà scritta di getto. Enrico, spero di pubblicarla in serata domani, però vi ripeto, è tanto per parlarne, perché poi Enrico Musante, ti rispondo, tu che sei amante di Memoir 44, tu verrai sempre sarai sempre ben accetto nel nostro gruppo, perché Memoir 44 fa parte del mondo del gioco, come tutti noi giochiamo alla serie Richard Borg, ci mancherebbe altro. Uno si può fermare solo a Memoir 44? Sì, però Enrico, ti dico pure, sì, però ti stai perdendo certi titoli che sono spettacolari, che ti fanno proprio vivere il nostro hobby. E perché continuo a spingere determinate serie? Forse sbaglio anche, perché poi la mia sensibilità è diversa dalle altre, quindi magari bisognerebbe rispettare altre sensibilità, ma questo non è mancanza di rispetto. Però vedo quanti gruppi, non solo in Italia, sono contenti di utilizzare certi titoli sacri, ecco, che fanno parte della nostra storia. Dunque, Paths of Glory è per esempio un wargame che tutti dovrebbero provare. Se non l'hai provato, ecco, mi ricordavano anche, oltre a Paths of Glory, Coma Commander Europe. Vediamo un po' chi ne ha parlato di Coma Commander Europe. Ecco, Enrico, tu che hai provato, ti è piaciuto Coma Commander Europe, per esempio? Perché è bello sapere anche i vostri commenti e i vostri giudizi, perché poi alla fine, vi ripeto, chi sono io per influenzare i vostri gusti, però mi diverto a farvi parlare, a farvi discutere e a riflettere. E secondo me il mondo dei giochi da tavolo che si è aperto al wargame, ma c'è qualche problema, secondo me molto viene dagli influencer. Ma io adesso sto facendo l'influencer, ragazzi, ma è difficile che però faccia passare un gioco da tavolo per wargame, e non lo farò mai. Sta vendendo, vedo che 1000 persone hanno comprato quella scatola, prima di tutto vedo che cos'è, come Undaunted e tutte le altre scatole. Ragazzi, Undaunted è un deck building, tutto finisce lì, è un deck building fatto bene, perché ha venduto, ragazzi. Qui bisogna, l'autore è stato un genio, perché ha tirato fuori qualcosa che è stato venduto tantissimo, quindi che molti hanno trovato gradevole, e dunque non vado a discutere del prodotto, ma l'Undaunted non può far parte della lista dei 50. Undaunted, ragazzi, ma sul serio? Un wargame tattico, che di tattico non ha niente, perché poi fra l'altro è l'astrazione fatta a persona e basa tutta la sua struttura su un miglioramento del mazzo di carte. Su, ragazzi, vi ripeto, non fa per me, ma se parlo con 30 duri e puri, loro direbbero la stessa cosa. Ma questo non significa che non ci giochi, o se vedo il tavolo di Undaunted tiro le freccette. Assolutamente no, però è questo su cui voglio mettere i puntini sulle i. Allora, invece, allora, prima di tutto Fabrizio, lo cito, perché The Fate of All, che io, ragazzi, ho peccato, non l'ho comprato, ma perché sto comprando di meno, ovviamente, Anthony Morfett, Fabrizio, non so chi sia, però è stato venduto in 14 giorni, quindi complimenti, spero che sia un titolo che faccia successo. E quindi, Fabrizio, io spero di comprarlo in qualche mercatino dell'usato. Non l'ho comprato, ma non perché
lo ritenessi un titolo di terza fascia e perché avevo altro da fare. Ecco, torno al discorso, la proliferazione dei wargame. La proliferazione dei wargame, ragazzi, è un male, è, userei questo brutto termine, un cancro. 20 titoli al mese, ecco, lo giocherò a San Marino, chi è che lo giocherà a San Marino? Giacomo Scolaro lo giocherà a San Marino, così almeno... Ah, grazie Fabrizio, Anthony Moffè è il braccio destro di Three Red Lines Games, grazie Fabrizio. Quindi, perché la casa, l'editore di Fabrizio Ionello è la, la Thin Red Lines. Quindi, elogiamo Fabrizio perché, vi ripeto, la serie Cold War, che io non ho avuto il piacere di giocare, ha fatto un grande successo. Quindi, anche se uno non l'ha giocata, però vedo che la platea lo accoglie bene, quindi, beh, quello è un titolo che va. Per dire che, spesso e volentieri, non andiamo per i fatti nostri, la platea dà veramente... Vedi qualche video, vedi qualche spiegazione, quello è Wargame per duri e puri. Fabrizio, dimmi se sbaglio, c'è com'era Under the Iron Dome, Under the Iron Sky, correggimi se sbaglio, non mi ricordo il titolo, ma è stato accolto con giudizi molto molto positivi. Un Wargame simulativo fatto molto bene, quindi sempre complimenti a Fabrizio. Under an Iron Sky, ecco, grazie Fabrizio, non mi ricordate, ma vedete che non lo possiedo, un giorno forse lo comprerò, ma devo dire che la Guerra Fredda mi è piaciuta per un certo periodo, poi non è al mio primo interesse. Bisogna dire anche che noi compriamo secondo i nostri interessi storici. Ecco, stavo dicendo che io non desidero essere politiche corrette, come ha fatto Paolo Busi nel suo discorso, definiamo, ha parlato di una categorizzazione di, che viene dai giochi di ruolo. No, certe cose si trovano, il giocatore, il simulativo, oppure non mi ricordo, il narrativo, o le trovi o non le trovi, o è nero o è bianco. Io parlo sempre di zone grigie, chiaramente, per raccogliere tutti, però poi alla fine ho una mia netta differenziazione fra quello che è bene e quello che è male, fantastico, tra la morte nera e le forze della Repubblica, per prendervi in giro. Però ecco, noi abbiamo in mente bene cosa vogliamo al nostro hobby, e voi mi direte, ma oramai è un discorso superato, appartenete al secolo scorso. Magari, forse, però anche se magari certi miei fondamentali appartengono al secolo scorso, ragazzi, ne vado fiero, perché se poi mi dovete far passare per un game qualcosa da 45 minuti che nemmeno l'ordine di battaglia vi riporta, ragazzi, allora io lo combatterò finché campo e finché ho una voce. Questo è quello che voglio sottolineare. Ho scritto, ecco, proprio a questo riguardo. Qualcuno mi ha detto, sei legato a vecchi schemi, e allora... L'ho scritto e lo vado a rileggere. Qualcuno dice che il board war game deve essere rappresentato da introduttivi che di spessore hanno solo la mappa, ma proprio no. Non siamo qui per accumulare like, fare i commerciali o spingere un prodotto a prescindere. Ecco, quando dico a prescindere, io ho dichiarato guerra anche ai Kickstarter. Mi spiace, ragazzi, i Kickstarter li apprezzo, capisco certe esigenze, ma io comprerò un war game solo se vedo, se conosco il designer, conosco la serie, ecco, il grande vantaggio di conoscere le serie, oppure vedo che una grande platea l'ha giocato ed è rimasto molto soddisfatto. Qualcuno mi dice, vabbè, ma se nessuno lo presenta, certo, la verità sta nel mezzo. Quando avrai la percezione che il wargame fa il caso tuo ed è un vero wargame, allora lo vado ad acquistare. Non ci sono categorie, ma appassionati, cresciuti, che sanno cosa vogliono. Ecco, noi... E qui ricordo il gruppo dei duri e puri, sappiamo cosa vogliamo. Non ci interessa di seguire il mercato, non ci interessa di fare l'influencer. Qui qualcuno potrebbe dire, Mauro, anche tu fai l'influencer. Sì, faccio l'influencer, ma seguendo uno schema preciso. Vi dico, quello è il wargame da comprare perché risponde alle mie esigenze. Poi se voi mettete 2 like anziché 100 like, francamente non mi interessa,
Non ho mai fatto, per esempio, un video su Atlantic Chase, eppure Atlantic Chase, ho cambiato anche argomento, è diciamo gettonatissimo. Non lo so, prima di tutto non mi attira l'argomento. E dunque vedo quei legnetti che rappresentano le navi e quindi mi fanno allontanare, gioco d'altro. È geniale? Sì, ci mancherebbe altro. Ecco, Corsus mi dice bellissimo Atlantic Chase. Allora, io non posso parlare né bene né male di Atlantic Chase, perché non avendolo giocato, la mia scatola è ancora lì, in celofanata, ma non è perché lo voglio mettere nel termovalorizzatore, no, perché non ho avuto tempo. Ma vi ripeto, è un argomento che non mi interessa. Alla fine non mi va di andare a giocare a esprimermi le meningi per un wargame ambientato nell'Atlantico. Ecco, Corsus mi dice peccato, ma io vi credo quando dite che è un bellissimo sistema. Però non ho mai fatto un video su Atlantic Chase perché non mi interessa. Non è perché è seguito da 100 persone e quindi vado a fare un video su Atlantic Chase. No, io faccio un video su quello che mi piace. Da qui qualcuno mi dice, Mauro, così non fai subscribers, non fai sottoscrittori. Francamente non mi interessa nulla, ragazzi. Faccio video, parlo in prima persona, faccio podcast perché mi diverto a chiacchierare con voi. Mi diverto, ecco, a sottolineare pro e contro dei wargame. Non mi interessa, ragazzi, diventare influencer, anche se poi, insomma, non sono pochi quelli che mi seguono. Non mi interessa trasmettere il mio verbo, trasmettere il mio credo. Che poi sia quello della massa, non lo so, non è quello della massa sicuramente, sono sempre in minoranza, ecco, spesso e volentieri sono in minoranza. E via, io ho concluso la mia digressione al bando, gli influencer, gli youtuber del nulla, che si ergono a tenutari di un credo. Ecco, ho maledetto e allo stesso tempo elogio i social, perché sono nati tanti influencer, tanti youtuber, e alla fine ho l'impressione che il nostro piccolo mondo sia stato un po' toccato in male, in bene. Ragazzi, se sono entrati giochini di tutti i generi che non hanno nulla del wargame, e quando dico non hanno nulla del wargame, attenzione, vediamo un po' come ne pensate. Per me il wargame vero deve avere una griglia esagonale, deve avere una tabella di combattimento, deve avere dei counter che rappresentano un'unità in gioco, deve avere una tabella del terreno e, se possibile, anche una tabella degli eventi. L'alternativa a un wargame con la griglia esagonale è un point-to-point card driven. E perché lo dico? Perché poi titoli grandissimi come Pazzo Glory, Wilderness War o Hannibal hanno fatto la storia del wargame e hanno dato nuovi impulsi. Questi li metterò sicuramente nei 50 titoli da provare. Ragazzi, 1:03, vediamo un po'. Bello però, ragazzi, mi piace questo esperimento di riesco a leggere tutti i vostri commenti, dura da seguire, non ero abituato a questa scarica, perché su Spreaker li controllo meglio, qui non sono ancora abituato, comunque bene. Vediamo un po' chi diceva tipo Novegro. Adare no, Giacomo dice Adare. Certo, Giacomo, adesso sono stato anche un po' impreciso, anche titoli a dare, ne metterò 2-3 e adesso, ragazzi, concludo. Aspettatevi questa lista dei 50 giochi che vi permetteranno di dirvi, faremo anche una percentuale, se hai giocato almeno 30 di questi 50 giochi, però fino in fondo, no, che mi avete piazzato e poi avete fatto tre mosse, ragazzi, dai, su. E se avete giocato almeno 30, diciamo più del 50%, vi potrete definire wargamer. Ci divertiamo un mondo. Qualcuno dirà perché non hai messo questo titolo e perché no. Io, ragazzi, non sono tenutario di niente. Alla fine ammetto anche le mie mancanze. Ci sono i titoli che magari che sono storici, non ho giocato. Rischio una crisi di identità. Chi è che rischia una crisi? Giacomo, ti ripeto, tu sei. Già mi do il 2%. Giacomo, tu sei veramente un grande perché stai facendo bene e non sei completamente d'accordo con me e mi piace, perché poi alla fine è giusto che nel confronto ci sia un miglioramento di entrambi.
E vi ripeto, io se uno mi dice, Mauro, questo gioco da tavolo è geniale, lo ascolto e mi ci metto pure a giocare, perché poi quello che noi facciamo è giocare a tutto. Cioè, se voi stasera, se io ho tre amici, vogliono giocare a Risico stasera, io gioco a Risico. Dunque, vedete che non c'è esclusione. Però, ragazzi, io gioco a Risico, però ci perdiamo, che ne so, un Terzo Reich, favoloso wargame strategico sulla Seconda Guerra Mondiale, oppure ci perdiamo anche un semplice Stalin al 42 o un semplice scenario di Advanced Gold Leader o di Squall Leader o Command Commando Europe, per esempio. Questo ci perdiamo. E ecco perché si gioca tutto, però poi ci distinguiamo in questa maniera, secondo questi criteri. Ecco, Lucky Luke mi dice, leggo la private chat, incredibile che saluto, ma Ferrari che l'ho giocato anch'io da giocare. Ma Lucky Luke, tu sei insomma un vero grognardo, lo sappiamo, tu sei molto portato per i giochi aerei, però tu hai giocato quando eravamo adolescenti come noi, quindi alla fine noi ci rifacciamo anche alla nostra gioventù, diciamo under 30, anche se poi qualcuno ha smesso. Io non ho mai smesso, io mi definisco un drogato da wargame, e vi ripeto, sento magari il distacco dai trentenni che vogliono giocare ad altro, ma alla fine, sentendo questo distacco, mi sento anche di mettere i puntini sulle i e mettere dei paletti a essere o non essere un wargamer. E continueremo, ragazzi, già inizio nero. Questo è stato un podcast, non è stato un video. Il video è quando vi presento il gioco. Tra l'altro vi faccio vedere che volevo presentarvi un altro scenario di, ecco qua, di Norman Conquest, che ho apprezzato molto. È 2 mesi e mezzo che ce l'ho sul tavolo, ma poi alla fine non ho avuto tempo. Quindi il prossimo video sarà un playthrough. Sto facendo molti playthrough. Ah, vediamo un po', c'è Paolo che si è collegato in diretta. L'ho cliccato, ma chiaramente non li vedo, quindi non posso. Il mio link era per la diretta video e non vedo nulla. Vediamo un po' se riesco a vedere qualcosa. No, questo è Paolo che si è collegato. Questo è Lucky Luke che si lega, vedo Lucky Luke, ma provate magari vediamo un po' se vi sento. Paolo non leggo il video, però Lucky Luke forse lo sento. Lucky Luke, proviamo un po'. Oh, okay. Sentiamo Lucky Luke. Bene, Lucky Luke. Io non so bene come sono entrato, ho cliccato sul link su Facebook e basta. Allora, vi dico cosa ho fatto. Siccome il podcast in diretta, il 31 dicembre, la piattaforma Spreaker non permetterà più di trasmetterlo, allora un podcast video in questa maniera mi permette di continuare. Sto facendo un po' di esperimenti. Il link che ho messo è il link per permettervi sia di chattare che di partecipare in diretta. Quindi tu, Lucky Luke, ecco, hai partecipato. Esperimento riuscito, visto? Oh, e allora, Lucky Luke, completiamo con te diciamo, questa digressione. Vediamo un po' se riesco a fare così. Sì, vado un attimo, mi massimizzo con la mia, perché adesso devo, vediamo un po' così. Bene, ok, facciamo un po' di esperimenti. Lucky Luke, ossia, dacci il tuo nome e cognome veri, Lucky. Sì, io sono Luca Chiaffarino. Oh, ecco, Luca, allora, Luca, perché poi alla fine, a forza di chiamarlo Lucky Luke, passo. Alla fine mi giro solo così ormai, sì. Okay. Senti, Luca, adesso ti chiamo Luca così non mi sbaglio più. Ah, Luca, esatto. Ho fatto una lunga digressione, io mi diverto così poi alla fine. Sapete che io provoco, ma in realtà tutti a bordo e va benissimo. Questo certo, sì, sì. Voglio sottolinearlo, però se no altrimenti ogni tanto di che cosa parliamo? Poi parliamo di tanti wargame, tu hai ricordato la tua esperienza di Terzo Reich. Ma Luca, rispetto a quello che ho detto, cosa ne pensi? Tu che sei un esperto in ogni caso. Ma diciamo che io un po' di inquietudine ce l'ho, visto i giochi che stanno uscendo, esatto. Perché io, grazie a Riccardo Masini, mi ha fatto provare Undaunted Battle of Britain, è stata un'esperienza, quello ringraziato, ma non credo di rimettermici mai più, insomma, ecco.
Diciamo per che questo deve essere messo al bando. No, però... no, è un gioco molto divertente. Poi, sai, noi io... desideriamo altro. Noi io desideriamo. Lo vedo molto come scintilla. Se magari giochi a quello, fa, ma questo era perché era così? Andiamo a vedere, magari trovi qualcosa di più. A te piace la simulazione aerea, quindi cerchi qualcosa nel wargame che non sia solo un semplice tile che si muove sulla mappa. Corretto? Certo. Chiaro, esattamente. Per cui minimo di rispondenza con la realtà mi piace, insomma, mi interessa. Quando è troppo astratto, a quel punto potrebbe essere qualunque cosa, potrebbe essere calabroni giganti, una cosa. Quello sto cercando di far capire. Tutti a bordo, cavolo, ci mancherebbe altro, ragazzi. Se devo giocare, ve lo ripeto, a Quartermaster General, Undaunted, qualsiasi cosa, ma io ci gioco, ci mancherebbe. Però le mie attese sono altre. Mi dispiace, ragazzi, le mie attese sono altre. Penso anche Luca sia di questo avviso. Ma sì, diciamo, solito discorso, tu... A tutti piace mangiare in maniera raffinata, però anche il piatto semplice con altra gente, guarda, ho cucinato questo, ma lo mangio, non c'è mica e ci mancherebbe altro. Esatto, anzi, un'ora al merito che le ho offerto, ci mettiamo a farlo insieme, stessa cosa un gioco, insomma, se ti piace, non è che dico che schifo, guarda, me ne vado, ma insomma... Però Luca, è proprio quello il fatto... Poi io cerco di far capire, ragazzi, per se però non mettiamo ogni tanto i puntini sulle i... Non si parla più di gioco, di wargame simulativo o wargame di un certo spessore. Cioè, allora facciamo tutti i giochi da tavolo, abbiamo fatto. E non è così che dovrebbe essere. Cioè, io la so la differenza fra un gioco di simulazione e un gioco da tavolo. Ma non è perché sono intelligente, perché a forza di giocarli qualcosa hai capito. Si vede, certo. E l'aumento del bacino di utenza ha provocato proprio un po' di annacquamento. E io vorrei portare un po' indietro. Ragazzi, tutti i nostri tavoli, però essere wargamer significa aver giocato da... Secondo te, Luca, perché ti definiresti wargamer? Qual è i giochi che ti rappresentano? Ma a me, diciamo, più chiaro... mo che, quanto tempo ci abbiamo? No, vabbè, ok. Siamo... Air Force. Beh, forse il primo è stato, per me è stato il primo, poi chiaramente quindi, non è stato il Air primo, Force. Ma insomma. Vogliamo Air parlare Force. Di Air Force, che per ogni aereo c'era la tabella? La bella schedina, quindi... con tutti i dati tecnici, quindi andavi a vedere. Cioè... E poi lì c'era una lite tra chi aveva la versione Battleline e quella Avalon Hill, perché... Io ho cominciato con l'Avalon Hill, non ho mai avuto... Io pure, però mi hanno fatto vedere quell'altra, qualcuno mi ha passato un po' di fotocopie, dico, mamma mia, è molto meglio, perché... L'avevano cambiata, tra l'altro, forse anche in peggio, ma lasciamo stare, è un giudizio personale. È successo con però Air Force, con le sue tabelle per ogni aereo, prima di tutto ti faceva conoscere l'aereo, certo. Ti faceva capire le differenze, che ne so, fra un VF-109 e uno Spitfire o con un Focke Wulf. E quella era un wargamer con i puntini sulle i. Se tu poi mi parli di Battle of Britain Undaunted, allora se tu me lo fai provare, bene, ma se tu me lo porti sul piedistallo, io ti dico di no, perché c'è altro nel nostro... Diciamo che lì l'ho fatto notare a Riccardo, dice, lo so, però sai, il gioco è, il sistema è semplice, ma per esempio quasi quasi potrebbe un aereo più lento raggiungere uno più veloce, come cavolo fa, gli escono due volte le carte, ah ecco. Bellissimo. A me è piaciuto, parlando di giochi aerei, anche a me è piaciuto tanto Flight Leader. A me sì, sempre questo me l'ha detto, sì, questo è... Anche se io l'ho giocato grazie ad amici che me l'hanno fatto provare, mi è piaciuto, però poi a un certo punto sapete tutti che con le regole basiche Flight Leader non aveva... No. Cioè, è praticamente, forse proprio si riduce, bisogna giocarlo con le regole. Quello forse avanzate. Era un po' l'impronta di Craig Taylor, che faceva quei giochi, pure Firepower, un altro gioco tattico di livello di fanteria, mi piace tantissimo. Il basico lo giochi e se ti fermi lì lo butti. Poi è giochi... come Panzer. Ah, okay. Ma sempre lui c'è di mezzo. È la credo, stessa no? identica cosa. Panzer, un tigre, diventa come uno Sherman. Cioè, della serie, vabbè ragazzi, non è così. Però alla fine... Io capisco anche, bisogna andare anche incontro a quelli che iniziano, e non è che puoi iniziare sempre dal fondo. E no, anche erano quattro paginette di regole, Flight Leader, quindi ti mettevi lì, giocavi, poi dicevi, beh, carino, poi dici, ma tutto il resto che c'è? Allora guardavi e scoprivi un mondo, dico, ah, ecco, cambia. Sì, ecco, scoprivi un mondo. Concludo la diretta con
scopri un mondo. Ecco, il wargame ben quello fatto, scopri un mondo, non ti fermi solo in superficie, ma scopri, ecco, tante cose. Chi è appassionato d'aviazione scopre tanti dati sull'aereo. Luca, tu sei modellista? Lo sono stato, ma ero pigro nel dipingere, quindi venivano lì, costruivo e basta. Però, no, perché io sono sempre stato modellista, ci sono ritornato adesso in continuità negli ultimi mesi, no? E devo dire che spesso e volentieri sto parlando di modellismo, perché modellismo e wargame, dal punto di vista dell'approfondimento storico, non è, cioè, ti lasciano tanto, cioè quando costruisci un Focke-Wulf D9, quando dico di Dora 9, il muso lungo. Ed entri nella storia di quel pilota, ma è tornato, non è tornato, è quello che facciamo noi col wargame, quando lo apriamo e cominciamo a leggere, ma questo chi era, questo cosa ha fatto, e questa è la profondità, e rimaniamo delusi quando non vediamo in un wargame l'approfondimento storico, lì rimaniamo delusi. Ecco, per farvi capire che cosa significa essere anche wargamer. Luca, grazie per il tuo intervento. Ma per carità, è stato un piacere. Dai. Un abbraccio e ragazzi, con Luca in diretta, chiudo la diretta, scusate il gioco di parole, torneremo con il Giannizio Nero, magari parleremo ancora, intanto adesso state sottolineati sui 50 titoli che faranno di voi un wargamer e ci sarà da ridere perché già vedo i 1001 interventi. Ciao ragazzi, torniamo in diretta completa. Ciao ragazzi, grazie a Luca per l'intervento, grazie a Corsus, grazie a Paolo, grazie ai tantissimi. Oggi ragazzi pensavo di non beccare nessuno, invece eravate tanti, quindi un abbraccio. E il Giannizzero Nero torna la prossima settimana e aspettate i 50 titoli che faranno di voi un wargamer. Ciao e alla prossima!